Iscriviti ai canali Blue Voice Live e Rubrica Dialoghi di Claudia Marcelli. Attiva la campanellina per ricevere le notifiche e abbonati se vuoi vedere video senza pubblicità. Buona visione! La fede in Dio può produrre qualsiasi miracolo, ad eccezione di uno: superare gli esami senza studiare. Disgustato, chiusi il libro che stavo sfogliando in un momento d'ozio. L'eccezione indicata dall'autore dimostra la sua completa mancanza di fede, pensai. Poveretto, è un estimatore dello studio fino a tarda notte. Avevo promesso a mio padre che avrei concluso gli studi liceali, ma non posso certo dire di essere stato diligente. I mesi passavano ed io, più che in classe, trascorrevo il mio tempo in angoli solitari lungo i ghat di Calcutta. I luoghi delle cremazioni ad essi adiacenti, raccapriccianti soprattutto di notte, esercitano particolare attrattiva sugli yogi. Colui che anela all'essenza immortale non deve lasciarsi turbare da qualche cranio disadorno. L'inadeguatezza umana appare evidente nel lugubre ricettacolo di un ammasso d'ossa. Le mie veglie notturne, quindi, erano di natura assai diversa da quelle degli eruditi. La settimana degli esami di maturità alla scuola superiore indù era ormai prossima. Il periodo delle interrogazioni, alla stregua degli spettri sepolcrali, suscita notoriamente un vero e proprio terrore. Tuttavia, la mia mente era in pace. Sfidando i fantasmi, esumavo un sapere che non si acquisisce nelle aule scolastiche. Però mi mancava l'arte di Swami Pranabananda, in grado di apparire senza sforzo in due luoghi contemporaneamente. Il dilemma dei miei studi era chiaramente materia di competenza dell'ingegno infinito, così ragionavo, benché ciò possa apparire illogico a molti. L'irrazionalità del devoto scaturisce dalle migliaia di inspiegabili dimostrazioni della presenza provvidenziale di Dio nei momenti di difficoltà. Ciao Mukunda! Ti si vede ben poco in questi giorni, mi disse un compagno di scuola avvicinandomi un pomeriggio sulla Gurpa Road. Ciao Nantu, la mia invisibilità a scuola mi ha messo in una situazione decisamente imbarazzante, mi confidai, confortato dal suo sguardo amichevole. Nantu, che era uno studente brillante, rise di cuore. Il mio dramma non era privo di un aspetto comico. Sei totalmente impreparato per gli esami finali. Immagino che tocchi a me aiutarti. Quelle semplici parole suonarono alle mie orecchie come una promessa divina. Mi recai con sollecitudine a casa del mio amico. Egli gentilmente mi espose le soluzioni di vari quesiti che, secondo le sue previsioni, sarebbero stati posti dagli esaminatori. Queste domande saranno l'esca che farà cadere molti ragazzi sprovveduti nel tranello degli esami. Ricordati le mie risposte e te la caverai senza danni. Quando me ne andai, era notte fonda. Rimpinzato fino a scoppiare di erudizione mal digerita, pregai devotamente di riuscire a conservarla per i pochi giorni critici che ancora rimanevano. Nantu mi aveva dato ripetizioni in varie materie, ma, incalzato dal tempo, si era dimenticato del mio corso di sanscrito. Con fervore feci presente a Dio la dimenticanza. Il mattino dopo uscii per una breve passeggiata, assimilando le mie nuove cognizioni al ritmo sostenuto dei miei passi. Nel prendere una scorciatoia fra le erbacce di un terreno abbandonato, il mio sguardo cadde su alcuni fogli stampati sparsi al suolo. Con un balzo li raccolsi e scoprii, trionfante, che si trattava di versi in sanscrito. Cercai un pandit affinché mi aiutasse nella mia incerta interpretazione.
La sua voce piena colmò l'aria della bellezza levigata e dolce come il miele dell'antica lingua. Questi versi straordinari non possono certo esserti d'aiuto per il tuo esame di sanscrito. Lo studioso li accantonò con scetticismo. Eppure la familiarità con quel particolare poema mi consentì, il giorno seguente, di superare la prova di sanscrito. Grazie all'aiuto oculato ricevuto da Nantu, inoltre, riuscii ad ottenere il punteggio minimo sufficiente per la promozione in tutte le altre materie. Mio padre fu lieto che avessi mantenuto la parola e portato a termine gli studi secondari. La mia gratitudine volò al Signore, alla cui sola guida attribuivo l'incontro con Nantu e la passeggiata lungo quel percorso insolito in mezzo al terreno ingombro di detriti. Scherzosamente, egli aveva dato due diverse manifestazioni al suo piano provvidenziale per venire in mio soccorso. Ritrovai per caso il libro che avevo scartato, il cui autore aveva negato a Dio la precedenza nelle aule degli esami. Non potei trattenere una risatina, commentando fra me e me. Non farei che aumentare la confusione di quel tale se gli dicessi che la meditazione divina in mezzo ai cadaveri è una scorciatoia per il diploma di maturità. Forte della mia nuova dignità, progettavo ora apertamente di lasciare la casa paterna. Insieme ad un giovane amico, Jitendra Mazumdar, decisi di entrare nell'Ashram Mahamandal a Benares e di seguirne la disciplina spirituale. Fui colto dallo sconforto, una mattina, al pensiero di separarmi dalla mia famiglia. Dopo la morte di mia madre, mi ero affezionato in special modo ai miei due fratelli minori, Sananda e Bishnu, per i quali provavo particolare tenerezza. Corsi a rifugiarmi nel mio ritiro, la piccola soffitta che era stata testimone di tanti momenti fatidici del mio turbolento sadhana. Dopo aver versato fiumi di lacrime per due ore, mi sentii stranamente trasformato, come per effetto di un processo alchemico di purificazione. Ogni attaccamento scomparve. La determinazione di cercare Dio come l'amico fra gli amici si radicò in me con forza granitica. Rapidamente terminai i preparativi per il viaggio. «Ti supplico un'ultima volta!» Mio padre era profondamente addolorato quando gli fui dinanzi per ricevere la sua ultima benedizione. «Non abbandonare me e i tuoi sconsolati fratelli e sorelle!» «Padre riverito, come esprimere a parole tutto l'amore che provo per voi? Ma ancor più grande è il mio amore per il Padre Celeste che mi ha concesso in dono un padre perfetto sulla terra. Lasciatemi andare, affinché un giorno io possa ritornare con una più divina comprensione». Ottenuto il riluttante consenso paterno, partii per raggiungere Jitendra, che si trovava già a Benares, all'Ashram. Al mio arrivo, Dhyananda, il giovane Swami a capo dell'Ashram, mi accolse cordialmente. Alto e magro, di aspetto serio e pensoso, mi fece una buona impressione. Il suo volto, dalla carnagione chiara, aveva la compostezza di un Buddha. Ero contento che nella mia nuova dimora ci fosse una soffitta in cui facevo in modo di trascorrere le ore dell'alba e del mattino. I membri dell'ashram, poco esperti nelle pratiche di meditazione, pensavano che dovessi dedicare tutto il mio tempo a compiti organizzativi. Mi espressero il loro apprezzamento per il lavoro che svolgevo al pomeriggio nel loro ufficio. «Non cercare di catturare Dio così presto». Queste parole di scherno, rivoltemi da un residente dell'ashram, accompagnarono una delle mie partenze mattutine verso la soffitta. Mi recai da Dhyananda, che era occupato nel suo piccolo studio affacciato sul Gange. «Swamiji», piccola nota,
G è un suffisso abituale di rispetto, utilizzato in particolare nel discorso diretto. Suamiji, non capisco che cosa mi sia richiesto qui. Io sto cercando la percezione diretta di Dio. Senza di Lui non posso accontentarmi di un'affiliazione, di un credo o di opere buone. Il monaco dalla veste arancione mi diede un'affettuosa pacca sulla spalla. Inscenando una finta ramanzina, egli ammonì alcuni discepoli che si trovavano nelle vicinanze. Non infastidite Mukunda, imparerà le nostre abitudini. Educatamente tacqui i miei dubbi. Gli studenti uscirono dalla stanza, non troppo abbattuti per il rimprovero ricevuto. Dinananda doveva darmi dell'altro. Mukunda, vedo che tuo padre ti invia regolarmente del denaro. Restituisciglielo, ti prego. Qui non ne hai alcun bisogno. Una seconda disposizione disciplinare per te riguarda il cibo. Anche se hai fame, non dirlo. Non sapevo se la fame balenasse nei miei occhi. Sapevo perfettamente, però, di essere affamato. Il primo pasto all'ashram era fissato invariabilmente a mezzogiorno. A casa ero abituato a fare un'abbondante colazione alle 9 del mattino. Le 3 ore di attesa diventavano ogni giorno sempre più interminabili. Erano passati i tempi in cui, a Calcutta, potevo fare le mie rimostranze al cuoco per un ritardo di 10 minuti. Ora cercavo di tenere a bada l'appetito. Un giorno decisi di digiunare per 24 ore. Con raddoppiato gusto attendevo il mezzogiorno successivo. Il treno di Dhyanandaji è in ritardo. Non mangeremo fino al suo arrivo. Fu Jitendra a comunicarmi questa notizia devastante. In segno di benvenuto per lo Swami, rimasto assente 2 settimane, erano state preparate molte prelibatezze. Un profumo appetitoso riempiva l'aria. Non venendomi offerto null'altro, che cosa potevo ingoiare se non l'orgoglio di essere riuscito a digiunare il giorno prima? Signore, affretta l'arrivo del treno. Al celeste dispensatore, pensavo, non poteva certo applicarsi l'interdizione con la quale Dhyananda mi aveva costretto al silenzio. La divina attenzione, tuttavia, era rivolta altrove. L'orologio segnava col suo lento incedere il passare delle ore. Calava ormai la sera quando il nostro superiore varcò la porta dell'ashram. Il mio saluto fu pieno di gioia sincera. Dhyanandaji dovrà fare il bagno e meditare prima che si possa servire il pasto. Ancora una volta, Jitendra mi si avvicinò come un uccello del malaugurio. Ormai ero sul punto di svenire. Il mio giovane stomaco, nuovo alle privazioni, protestava con mordace vigore. Le immagini di vittime di carestie che avevo visto in passato scorrevano come spettri davanti a me. Il prossimo caso di morte per fame a Benares sta per verificarsi proprio adesso, in questo ashram, pensavo. Il tragico, incombente destino venne scongiurato alle 9 della sera. Invito dolce come l'ambrosia. Nella mia memoria il ricordo di quel pasto è ancora vivido come uno dei momenti perfetti della mia vita. Nonostante fossi intensamente assorbito dalla mia occupazione, non mancai di osservare che Dhyananda mangiava in modo distratto. Evidentemente era alquanto superiore ai miei grossolani piaceri. Suamiji, non avevate fame? Felicemente Satollo mi trovavo solo con il nostro superiore nel suo studio. Oh sì, negli ultimi 4 giorni non ho mangiato né bevuto. Non mangio mai sui treni, pieni delle vibrazioni eterogenee di persone mondane.
mi attengo rigorosamente alle regole sciastriche per i monaci del mio ordine. Piccola nota, sciastriche vuol dire relative agli shastra, ossia letteralmente i libri sacri, i quali comprendono quattro categorie di scritture, Shruti, Smriti, Purana e Tantra. Questi vasti trattati prendono in esame tutti gli aspetti della vita religiosa e sociale e settori quali il diritto, la medicina, l'architettura, l'arte, eccetera. Le Shruti sono le scritture udite direttamente o rivelate, i Veda. La Smriti, o dottrina ricordata, fu infine trasposta in forma scritta in un remoto passato nei poemi epici più lunghi al mondo, il Mahabharata e il Ramayana. I Purana sono allegorie antiche, mentre Tantra significa letteralmente riti o rituali. Questi trattati esprimono profonde verità in forma velata attraverso un complesso simbolismo. Riprendiamo la lettura. Alcuni problemi del nostro lavoro organizzativo mi impegnano la mente. Stasera, qui a casa, ho trascurato la cena. Che fretta c'è? Domani mi impegnerò a fare un pasto regolare. Rise allegramente. Mi sentii quasi soffocare dalla vergogna. La giornata di tortura che avevo trascorso, però, non era facile da dimenticare. Osai un'ulteriore domanda. Swamiji, sono perplesso. Attenendomi ai vostri insegnamenti, supponiamo che io non chieda mai del cibo e che nessuno me ne offra. Morirei di fame. Ebbene, muori! L'allarmante suggerimento fendette l'aria. Muori se devi morire, Mukunda. Non convincerti mai che ciò che ti fa vivere è il potere del cibo e non il potere di Dio. Colui che ha creato ogni forma di nutrimento, colui che ti ha dato l'appetito, provvederà sicuramente al sostentamento del suo devoto. Non immaginare che sia il riso a tenerti in vita, o che siano il denaro o gli uomini a sostentarti. Potrebbero forse aiutarti se il Signore ritraesse il tuo soffio vitale? Essi sono soltanto i suoi strumenti indiretti. È forse per una tua abilità che il cibo viene digerito nel tuo stomaco? Usa la spada della discriminazione, Mukunda. Spezza le catene dell'agire e discerni la causa unica. Mi accorsi che le sue parole incisive penetravano in me fino al midollo. Era scomparsa l'antica illusione che consentiva agli imperativi del corpo di trarre in inganno l'anima. Immediatamente avvertii l'autosufficienza assoluta dello spirito. In quante città sconosciute e in seguito, nel corso della mia vita di continui viaggi, ebbi occasione di constatare l'utilità di questa lezione, ricevuta in un ashram di Benares. L'unico bene prezioso che mi aveva accompagnato da Calcutta era l'amuleto d'argento del sadhu lasciatomi da mia madre. Per anni l'avevo custodito, ed ora l'avevo nascosto accuratamente nella mia stanza dell'ashram. Per rinnovare la mia gioia di fronte alla testimonianza del talismano, un mattino aprii l'astuccio chiuso. L'involucro sigillato era intatto, ma, ahimè, l'amuleto era scomparso. Tristemente strappai la busta e me ne accertai definitivamente. Era svanito, secondo la predizione del sadhu, tornando nell'etere da dove egli l'aveva tratto. I rapporti con i seguaci di Dhyananda andarono via via peggiorando. I miei compagni si sentivano estranei nei miei confronti, offesi dal mio ostinato distacco.
La mia rigorosa osservanza della pratica della meditazione sull'ideale per il quale avevo abbandonato la mia famiglia e tutte le ambizioni mondane suscitava futili critiche da parte di tutti. Lacerato dall'angoscia spirituale, un mattino, all'alba, salì in soffitta, deciso a pregare finché non mi fosse stata concessa una risposta. Madre misericordiosa dell'universo, istruiscimi tu stessa per mezzo di visioni o attraverso un guru inviato da te. Le ore trascorsero ed io rimasi a supplicare singhiozzando, senza ricevere risposta. All'improvviso mi sentii sollevare quasi fisicamente fino ad una sfera incircoscritta. Il tuo maestro verrà oggi. Una voce femminile divina proveniva da ovunque e da nessun luogo. Questa superna esperienza fu bruscamente interrotta da un grido lacerante che proveniva da un luogo ben definito. Un giovane sacerdote, soprannominato Habu, mi stava chiamando dalla cucina al piano inferiore. «Mukunda, basta meditare! C'è bisogno di te per una commissione!» In un'altra occasione forse avrei risposto con impazienza. Questa volta invece mi asciugai il viso gonfio di pianto e docilmente obbedii agli ordini. Habu ed io ci avviammo verso una lontana piazza del mercato nella parte bengalese della città di Benares. L'implacabile sole indiano non aveva ancora raggiunto lo zenith mentre facevamo acquisti nei bazar. Ci aprivamo un varco nella folla variopinta composta da massaie, guide, sacerdoti, vedove vestite sobriamente, compassati bramini e onnipresenti tori sacri. Passando davanti ad un vicolo poco appariscente, mi voltai e lanciai un'occhiata a quello stretto tratto di strada. Un uomo simile al Cristo, nella veste color ocra degli suami, era in piedi, immobile, all'altro capo della viuzza. Istantaneamente colsi in lui un'antica familiarità. Per un attimo il mio sguardo si nutrì avidamente. Poi fui assalito dal dubbio. «Stai scambiando questo monaco errante per qualcun altro che conosci», pensai. «Sognatore, prosegui per la tua strada». Dopo 10 minuti avvertii un pesante torpore ai piedi. Come se fossero diventati di pietra, essi non riuscivano più a condurmi oltre. Faticosamente mi voltai. I piedi tornarono allo stato normale. Mi rigirai nella direzione opposta. Di nuovo fui oppresso da quella singolare pesantezza. «Il santo mi sta attirando magneticamente a sé!» Con questo pensiero accatastai i miei pacchetti nelle braccia di Habu. Egli aveva osservato con stupore lo stravagante balletto dei miei piedi ed ora scoppiò a ridere. «Che ti succede? Sei impazzito?» La mia tumultuosa emozione mi impedì di replicare. In silenzio mi allontanai velocemente. Tornando sui miei passi, come se avessi le ali ai piedi, giunsi fino al vicolo. Gettando una rapida occhiata, scoprì la figura tranquilla che fissava intensamente nella mia direzione. Qualche passo spedito e fui ai suoi piedi. «Gurudeva!» Piccola nota. Gurudeva significa divino insegnante. Il termine sanscrito, abitualmente utilizzato per il proprio precettore spirituale, è reso in inglese semplicemente con maestro. Il volto divino era proprio quello che mi era apparso in migliaia di visioni. Quegli occhi d'alcione, nel capo leonino con la barba a punta e i riccioli fluenti, si erano spesso fugacemente affacciati nelle tenebre delle mie fantasticherie notturne, recando una promessa che non avevo compreso appieno.
Anima mia, sei venuto a me. Il mio guru continuava a ripetere queste parole in bengali con la voce vibrante di gioia. Quanti anni ti ho aspettato! Entrammo in silenziosa comunione. Le parole apparivano del tutto superflue. L'eloquenza fluiva in un cantico senza suono dal cuore del maestro al discepolo. Con l'antenna di un'intuizione inconfutabile, avvertivo che il mio guru conosceva Dio e mi avrebbe condotto a lui. L'oscurità di questa vita si dileguò in una fragile alba di ricordi prenatali. Tempo drammatico. Il passato, il presente e il futuro sono le sue scene cicliche. Questo non era il primo sole che mi vedeva dinanzi a quei sacri piedi. Con la mia mano nella sua, il mio guru mi condusse alla sua temporanea dimora, nel quartiere Rana Mahal della città. La sua figura atletica si muoveva con passo sicuro. Alto, eretto, dell'età di circa 55 anni, era attivo e vigoroso come un giovane. I suoi occhi scuri erano grandi, bellissimi nella loro insondabile saggezza. I capelli leggermente ricciuti addolcivano un volto di straordinaria intensità. La forza si fondeva sottilmente con la gentilezza. Mentre ci dirigevamo verso la balconata di pietra di una casa che si affacciava sul Gange, egli disse affettuosamente: «Ti donerò i miei ashram e tutto ciò che possiedo. Signore, in voi ricerco la saggezza e il contatto con Dio. Sono questi i vostri tesori a cui aspiro». Il rapido crepuscolo indiano aveva già calato il suo velo prima che il mio maestro parlasse di nuovo. I suoi occhi esprimevano un'infinita tenerezza. «Ti dono il mio amore incondizionato». Parole preziose. Trascorse un quarto di secolo prima che ricevessi un'altra udibile dimostrazione del suo amore. Le sue labbra erano estranee all'ardore. Il silenzio si confaceva al suo cuore oceanico. «Mi darai lo stesso amore incondizionato?» Mi guardava intensamente con la fiducia di un bambino. «Vi amerò eternamente, Gurudeva!» L'amore ordinario è egoista, oscuramente radicato in desideri e appagamenti. L'amore divino è senza condizioni, senza limiti, senza mutamenti. La volubilità del cuore umano si estingue per sempre al tocco trafiggente del puro amore. Poi aggiunse umilmente: «Se mai mi vedessi decadere da uno stato di realizzazione in Dio, ti prego, promettimi che poggerai il mio capo sul tuo grembo e mi aiuterai a tornare all'amato cosmico che entrambi adoriamo». Quindi si alzò nell'oscurità che si andava infittendo e mi guidò in una stanza interna. Mentre mangiavamo frutti di mango e dolci alle mandorle, egli, con discrezione, intessé nella sua conversazione un'intima conoscenza del mio animo. Rimasi profondamente impressionato dalla sua immensa saggezza, che si fondeva squisitamente con la sua innata umiltà. «Non affliggerti per il tuo amuleto, ha assolto il suo scopo». Come uno specchio divino, il mio guru sembrava aver colto un riflesso di tutta la mia vita. «La realtà vivente della vostra presenza, maestro, è gioia al di là di ogni simbolo. È tempo di cambiare, vista l'infelice situazione in cui ti trovi all'ashram». Non avevo fatto alcun accenno alla mia vita, ed era superfluo ormai. Dai suoi modi semplici, del tutto privi di enfasi, compresi che egli non desiderava esclamazioni di meraviglia dinanzi alla sua chiaroveggenza.
dovresti tornare a Calcutta. Perché escludere i familiari dal tuo amore per l'umanità? Il suo suggerimento mi lasciò costernato. La mia famiglia si aspettava il mio ritorno, benché io fossi rimasto insensibile alle numerose implorazioni ricevute per lettera. «Lasciate volare il giovane uccello nei cieli metafisici», aveva detto Ananta. «Le sue ali si fiaccheranno in quella pesante atmosfera. Lo vedremo scendere in picchiata verso casa, ripiegare le ali e riposare umilmente nel nostro nido familiare». Avendo ancora viva nella memoria questa deprimente similitudine, ero ben deciso a non scendere in picchiata in direzione di Calcutta. «Signore, non ho alcuna intenzione di tornare a casa, ma vi seguirò ovunque. Vi prego, datemi il vostro indirizzo e il vostro nome». Swami Sri Yukteswar Giri. Il mio ashram principale si trova a Serampore, in Raigat Lane. Sono qui solo per pochi giorni, per far visita a mia madre. Rimasi stupito dal complicato gioco di Dio con i suoi devoti. Benché Serampore disti solo una ventina di chilometri da Calcutta, non avevo mai neppure intravisto il mio guru in quei paraggi. Affinché potessimo incontrarci, avevamo dovuto recarci fino all'antica città di Kasi, Benares, santificata dalle memorie di Lahiri Mahasaya. Qui il suolo era stato benedetto anche dai piedi del Buddha, di Shankaracharya e di altri yogi cristici. «Verrai da me fra 4 settimane». Per la prima volta la voce di Sri Yukteswar era severa. «Ora ti ho espresso il mio affetto eterno e ti ho manifestato la mia gioia nel trovarti. Per questo tu disattendi la mia richiesta. La prossima volta che ci incontreremo dovrai risvegliare di nuovo il mio interesse. Non ti accoglierò facilmente come discepolo. Deve esserci dedizione assoluta tramite l'obbedienza al mio severo insegnamento». Rimasi ostinatamente in silenzio. Il mio guru comprese facilmente la mia difficoltà. «Pensi che i tuoi familiari si burleranno di te? Non tornerò. Tornerai fra 30 giorni. No, mai». Chinatomi rispettosamente ai suoi piedi, me ne andai senza alleviare la tensione sorta nella controversia. Camminando nel buio di mezzanotte, mi domandavo come mai quell'incontro miracoloso si fosse concluso con una nota disarmonica. La duale bilancia di Maya che equilibra ogni gioia con un dolore. Il mio giovane cuore non era ancora malleabile al tocco trasformante del mio guru. Il mattino seguente notai un'accresciuta ostilità nell'atteggiamento dei membri dell'ashram. Le mie giornate furono costellate di continue sgarberie. 3 settimane dopo, Dhyananda si assentò dall'ashram per partecipare ad una conferenza a Bombay. Sul mio capo sventurato si scatenò il pandemonio. «Mukunda è un parassita che accetta l'ospitalità dell'ashram senza ricambiare adeguatamente». Udendo per caso questa osservazione, per la prima volta mi pentii di aver obbedito alla richiesta di rispedire il denaro a mio padre. Col cuore gonfio di tristezza, andai alla ricerca del mio unico amico, Jitendra. «Me ne vado, ti prego di esprimere il mio rispettoso rammarico a Dhyanandaji al suo ritorno». «Anch'io me ne vado. I miei tentativi di meditare qui non incontrano maggiore favore dei tuoi». Jitendra parlava con determinazione. «Ho incontrato un santo simile al Cristo. Andiamo a fargli visita a Serampore». E così l'uccellino si preparò a scendere in picchiata pericolosamente vicino a Calcutta.